Buonasera. Cappello per quei capelli lerci, quindi diciamo che ho indossato questa berretta fighissima comprato dai China mesi fa a soli 3 euro. Questo è il video, tu chiedi, io rispondo. Questo è il momento del io rispondo. Allora, devo ammettere che sono arrivato un bel po' di domande. Non me l'aspettavo, devo essere sincero, sono rimasto abbastanza contento di questa cosa perché non me l'aspettavo veramente, non cioè, oddio, non sono arrivate 50.000 domande, però ne è arrivata più di una, più di 5, quindi sono molto 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 contento, molto soddisfatto e vi ringrazio veramente tanto, vi mando un bacione e cominciamo con le domande che mi avete fatto, a cui io devo ora rispondo. Lorenzo Potterhead, che saluto, mio follower, ti voglio tanto bene. Lorenzo Potterhead mi domanda: qual è il tuo cartone Disney preferito? Allora, Lorenzo mi ha fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 domande. La prima è: qual è il tuo cartone Disney preferito? Allora, io onestamente non ho un cartone Disney preferito perché io i cartoni Disney non è che li amo così tanto, lo so, è una bestemmia quella che ho appena detto, però è così, non amo molto i cartoni Disney. Però se devo sceglierne uno, mi piace La Bella e la Bestia. La Bella e la Bestia perché è un cartone che insegna che non bisogna amare una persona solamente dall'aspetto fisico, ma tu ti puoi innamorare anche di una persona che fisicamente non è qualcosa che ti attrae, perché ti attrae quello che ha dentro. Infatti la bestia, dopo una buona buoni minuti di film, si dimostra essere bestia fuori, ma non bestia dentro, diciamo. Poi comunque la scena quando lui si trasforma è una cosa meravigliosa. Qual è il tuo cartone non Disney preferito? Ma intendi anime? Il tuo cartone non Disney preferito? Allora, il mio cartone non Disney preferito. Il mio cartone non Disney preferito è un cartone da bimbe sostanzialmente, ma mi piace molto Magica Doremi. Lo so. Però io ho sempre amato quel cartone, non sono mai riuscito a guardare la terza e la quarta stagione perché sono veramente rare. Ci sono streaming ma sono in giapponese. Ovviamente, onestamente non mi va di guardarle in giapponese, preferirei in italiano. La prima e la seconda sono state una cosa magnifica e nella terza arriva Mindy, la streghetta gialla. Quindi questo è il mio cartone non Disney preferito. Poi Sailor Moon, vabbè. E vabbè. Se potessi reincarnarti in una qualsiasi puttan pop per riviverne tutta la carriera senza però poter cambiare nulla, chi vorresti essere? Allora, io vorrei essere Celine Dion, anche se non è una puttan pop, però Celine Dion è secondo me una vera artista. Celine Dion è una che non ha fatto scandalo. Celine Dion è un'artista veramente a 360 gradi, è in grado di cantare, è una bravissima donna. Forse è l'unica che io sappia comunque, perché non conosco tutta la sua storia, l'unica che non abbia mai veramente dato scandalo. Io sceglierei Celine Dion, io sarei Celine Dion se dovessi rinascere in una puttan pop, se dovessi reincarnarmi. Mille volte Celine Dion perché ha fatto delle canzoni pazzesche. My Heart Will Go On, Unfinished Songs, quell'altra, come che si chiama quella dove lei nel video sta seduta vestita di bianco, That's the Way It Is, sono pazzesche, bellissime. Se fossi un unicorno, di che colore sarebbe la tua criniera? Verde? Verde? No, verde, perché mi piace il verde, è il mio colore preferito e diciamo che sì. Se fossi un unicorno, la mia criniera sarebbe verde. Però non intendo farmi crescere un corno perché non voglio essere cornuto. Se dovessi ascoltare una sola canzone per tutta la vita, quale sarebbe? Questo è difficile. Una sola canzone per tutta la vita. Allora, una sola canzone per tutta la vita. Conoscendomi per il fatto che io sono una persona veramente molto di cuore e io stesso sono un autore di canzoni, spesso
ballad, spesso di brani che trattano una perdita fisica. Se dovessi ascoltare una canzone, la stessa canzone, tutta la vita, ascolterei Final Distance di Uta Daicaru. Final Distance è una canzone rifatta, ha cambiato il testo e cambiati gli arrangiamenti, ha cambiato l'instrumental della canzone Distance, sempre di Uta Daicaru. Final Distance è nata come canzone dopo che un suo fan, o una sua fan, non mi ricordo, è stato ucciso in un incidente. Se non ricordo male, un ragazzo entrò in una scuola e uccise praticamente una classe di ragazzini. E dentro questa classe c'era un grandissimo fan di Uta Daicaru. E lei scrisse Final Distance e la dedicò a questa ragazzina. Quindi, se c'è una canzone che io ascolterei veramente con il cuore per tutta la vita, è Final Distance. Non trovate l'audio, ma trovate il video ufficiale di Uta Daicaru, Utadaikaru, Final Distance. Veramente, ragazzi, è uno spettacolo quella canzone. Credo sia una delle ballad più belle che abbia mai ascoltato. Questa è l'ultima domanda di Lorenzo Potterhead: libro preferito di sempre? Allora, io non ho un libro preferito di sempre perché non leggo molto e lo so che sbaglio. Perché dovrei acculturarmi di più sulla scrittura, visto che io vorrei scrivere un libro in un futuro. Però ho un libro nella mia memoria. Ho un libro questo libro si chiama Melody è tornata. Questo libro, da quel che mi ricordo, parla della storia di due gemelle. Una si chiama Melody e l'altra non me la ricordo come si chiama, perché lessi questo libro quando avevo 11 anni, 12 anni. Parla di questa storia di due gemelle, una delle due muore. Una delle due muore e se non ricordo male, i genitori sono divorziati. Non mi ricordo veramente com'è la storia perché l'ho lessi tantissimo tempo fa. La gemella viva va a vivere con il papà o con la mamma, non mi ricordo. Un'altra si risposa praticamente. Il papà o la mamma si risposa con un altro uomo, con un'altra donna, veramente non mi ricordo. E comincia la vita di questa bambina senza la sua gemella perché la gemella è morta. E quindi, dopo un po', questa gemella comincia a vedere la gemella morta. E da lì cominciano molte avventure di questa ragazzina. È un libro che mi è rimasto veramente nella memoria perché era di mia mamma. Mia mamma, dopo un po', me lo passò a me. Io lo lessi e veramente rimasi molto, molto, molto colpito. Veramente un bellissimo libro. Se lo trovate da qualche parte, leggetelo, ma non lo so. Non mi ricordo neanche qual era l'età giusta per questo libro, ma era per piccolini. Ma comunque mi rimase veramente molto impresso. Noe Bolo mi domanda: come deve essere il tuo uomo ideale? Qual è la caratteristica che non può mancare? Un bacio grande. Un bacione anche a te, no, Noe. Grazie per aver partecipato a questo. Tu chiedi, io ti rispondo. Allora, come deve essere il tuo uomo ideale? Allora, il mio uomo ideale. Il mio ragazzo ideale, facciamo, va? Il mio ragazzo ideale non deve essere altro che un cazzo di nerd. Uno che sta attaccato alla PlayStation, sostanzialmente. Perché è una cosa che voglio io, che sono anch'io. E diciamo che il mio sogno amoroso è trovare qualcuno che stia con me alla notte a giocare ai videogiochi, in mutande magari. E tipo con gli occhiali, ma magari anche con un po' di spalle, no? Perché mi piacciono, ma penso a tutti. Mi piacciono tonici i ragazzi e nerd un po' spallati. Allora, c'è da dire comunque che non ho un ideale di ragazzo perfetto nella mia mente perché io sono dell'idea che il cuore non si comanda. Se tu vedi una persona può non piacerti, ma se vedi una persona anche che magari fisicamente non è il tuo tipo può piacerti perché il cuore non si comanda. Io per esempio ultimamente sto trovando attraenti ragazzi che tempo fa non avrei trovato mai attraenti. Quindi il cuore non si comanda, se vedi una persona e ti piace, può essere il tuo tipo, può essere non il tuo tipo fisicamente, però se pensi che carino ci uscirei, io mi sento così spesso, volentieri. Però nella mia testa, nel mio immaginario, il ragazzo ideale è una persona nerd, un po' spallata,
giocoso. È la caratteristica che non può mancare. La caratteristica che non deve mancare in un ragazzo che voglio è l'empatia. L'empatia, il trovarsi nei miei panni, cioè se io sono triste per una cosa, voglio che lui si possa avere la capacità, ma non è da tutti comunque ragazzi essere empatici. Io sono un sacco empatico, ma non è da tutti. Voglio che abbia la capacità di cercare di mettersi nei panni per capire come mi sento, per starmi vicino, consigliarmi, per parlarne con me, diciamo, e queste cose qua. So che è una caratteristica che non hanno tutti quanti, quindi diciamo che è un po' difficile. Già per me è difficile trovare un ragazzo a prescindere. Poi trovarlo con queste caratteristiche, diciamo che è abbastanza molto improbabile. E la dolcezza. Deve essere una persona dolce, deve essere una persona romantica, deve essere una persona a posto, deve essere una persona buona. Anche un po' porcello. Perché no? Perché sono un po' porcello sessualmente, quindi perché no? Anche un pochino che faccia cose. Che abbia voglia di sperimentare a letto, che abbia voglia di fare cose nuove, che non si schifi a fare certe cose. E questo vorrei in una persona che stia con me. Lapislazzuli, ciao Lapis, mi domanda: cosa fai per rilassarti quando c'è qualcosa che ti mette ansia e ti fa stare male? Baci lunari, baci universali, baci via latteari, baci planetari, Lapislazzuli. Cosa fai per rilassarti quando c'è qualcosa che ti mette ansia e ti fa stare male? Allora, quando c'è qualcosa che mi mette ansia, quando c'è qualcosa. Questa è una cosa strana, forse adesso vi disiscriverete, ma quando c'è qualcosa che mi. Questo succede specialmente quando sono in giro. Quando sono in giro e sono veramente in ansia, continuo a dire nella mia testa non avere paura. Voi lo sapete, io sono sociofobico, ho non mi ricordo come si chiama, il disturbo d'ansia sociale, ne sono affetto, e sono in via di guarigione. Infatti ora posso stare in pubblico, ho un po' di ansia ancora, però diciamo che più passa il tempo più sta passando, quindi sto guarendo, sto finalmente uscendo da questo incubo. Ovviamente non posso ancora fare delle cose, tipo stare fermo in un pub, prendere il treno, cose del genere, però ci arriverò piano piano. E quando sono fuori continuo a ripetermi tra me e me, a volte anche, non solo nella mente, a volte lo ripeto anche, magari non c'è nessuno, quindi lo ripeto, non avere paura, non devi avere paura, non c'è niente di cui avere paura. E non è altro che un tatuaggio che vorrò farmi a tempo debito, ma non perché fa figo fare tatuaggio, ma perché ogni volta che vado in giro voglio poter guardare sto braccio, voglio poter leggere non avere mai paura. Perché è così, non bisogna avere mai paura, perché tanto io lo so perché sono sempre stato vittima di prese per il culo. La gente pensa che io sono paranoico, ma io le cose le ho vissute, io ho visto e ho sentito, quindi non è paranoia. Perché non bisogna mai avere paura, e io lo so, e io sono una persona che ha avuto veramente tanta paura nella vita. Si può provare la paura, ma non per queste cose, non per avere paura di essere giudicati, anche perché io non ho paura di essere giudicato, ma ho paura di avere paura, nel senso paura di immobilizzarmi davanti alle persone, sembrare stupido, sembrare imbarazzato e così. Ma non bisogna mai avere paura. Quindi il mio tatuaggio a tempo debito, quando lo farò, sarà non avere mai paura. Quando sono a casa non sono mai in ansia, devo essere sincero, perché la mia casa è la mia comfort zone. Poi da quando non c'è mio fratello meglio ancora, perché mio fratello era un tipo abbastanza aggressivo come persona. E io non sono aggressivo, io sono tutt'altro, sono una persona calmissima e ho bisogno di persone calme attorno a me, se no mi prendo male. Quando sono a casa non ho mai, quasi mai ansia, diciamo. E quindi quando sono in giro continuo a ripetermi non avere mai paura. Non devi avere paura. Lily Flower mi domanda: da accanita lettrice amante dei film in bianco e nero, ti chiedo,
Hai un libro preferito? C'è un film anche recente che ti ha fatto commuovere o sognare? Bacini, bacini. Ciao Lili, grazie per aver partecipato. Allora, hai un libro preferito? Ho risposto a Lorenzo Potterhead, Melody è tornata. C'è un film anche recente che ti ha fatto commuovere o sognare? Allora, un film recente che mi ha fatto sognare. Allora, un film recente che mi ha fatto sognare, però è del 2015, è Miss You Already. Avevo già fatto una specie di recensione su questo video, andate a guardare, se no vabbè. E Miss You Already è un film che veramente mi ha commosso veramente, veramente, ma veramente tanto, perché parla dell'amicizia di due donne. Di un'amicizia molto forte, perché sono donne che si conoscono da una vita, quindi la loro amicizia è veramente è una cosa storica. E una di loro, dopo un po', scopre di avere il cancro, e alla fine del film non ce la fa. E questa cosa mi ha fatto commuovere perché è un film comunque leggerino, non è pesante. È uno di quei film poverini malcagati, perché non lo so. Non lo so perché, ma ci sono film che hanno delle belle tematiche, magari sono sviluppati un pochino così, però hanno delle belle tematiche e non vengono mai cagati da nessuno. Questo è uno di quei film. E mi piace perché viene trattata la malattia di questa donna in fasi, e ci sono delle scene che sono veramente bellissime. Per esempio, quando comincia a perdere i capelli, però non può restare con le chiazze vuote, quindi va a farsi rasare i capelli perché vuole comprare una parrucca. Mentre la rasano, lei guarda allo specchio con un'espressione scioccata, senza parole. E ci sono scene che veramente sono meravigliose di quel film. Un altro film che non mi ha commosso, ma mi è piaciuto, è stato Florence Foster Jenkins del 2016 con la dea leggendaria. Come si chiama l'attrice con più nomination? Porca puttana, non mi viene il nome. Com'è che si chiama? Quella che ha fatto il diavolo veste Prada. Miranda Priestly. Sa che non mi viene il nome? Meryl Streep. Con Meryl Streep, e c'è anche quello che ha fatto il marito, compagno, fidanzato, amico di Bridget Jones. Colin Firth mi pare che si chiama. C'è anche lui nel film. Ed è la storia vera di Florence Foster Jenkins, che era praticamente una cantante lirica che non sapeva cantare. Lei era convinta che sapeva cantare, ma faceva cagare in verità. Ed è commovente perché dietro questa storia c'è anche la sua storia di lei, della sua malattia e cose del genere. Giorgia Pozzoli mi scrive: io ogni tanto appaio dal nulla, però volevo farti una domanda che a me in questo momento sta vedendo in prima persona. Cosa pensi dell'amicizia a distanza? PS, non ho smesso di seguirti, sappilo. Gioia, lo sapevo già. Sapevo già che non avevi smesso di seguirmi. E ti ringrazio. Allora, cosa penso dell'amicizia a distanza? L'amicizia a distanza secondo me sono una bella cosa. Io stesso ho la mia amica di Londra, che ora sta a Londra, e che ora non sento da un po' perché solitamente non ci sentiamo sempre noi. Però siamo comunque amici, cioè se io ho un'amica a Londra, tu puoi avere anche un amico o un'amica ovunque, e io essa sia Giorgia. Quindi io credo nelle amicizie, non credo nelle relazioni a distanza, perché il mio primo ragazzo l'ho avuto a distanza e infatti è finita, non è finita male, però diciamo che è dura veramente. Però le amicizie a distanza sono, io le potrei sopportare, la sopporto, quindi figurati. Quindi io penso che sia una bella cosa avere delle amicizie a distanza, delle conoscenze, così. This is my world. Domanda: l'età massima e l'età minima di un uomo con cui ti fidanzeresti? TVB. Ciao, This is my world, grazie per aver partecipato. L'età massima, molti di voi ora penserete: ma l'amore non ha età, cioè che età vorresti tu per un ragazzo massimo? Allora, per me l'età, per me l'amore ha età invece, ma per un discorso che avrete sentito tutti, perché se lo voglio troppo piccolo
Se lo voglio troppo piccolo, tanto per cominciare sarebbe come stare con un fratellino, sinceramente la cosa non mi va. Stare con uno troppo grande invece sarebbe tipo di 30-40 anni, sarebbe veramente un salto generazionale, veramente abbastanza non indifferente, quindi non mi piacerebbe la cosa. Io sono un ragazzo e voglio stare con un ragazzo, quindi l'età massima diciamo fai 27-28, non lo so. Età minima, io ne ho 20, quasi 25, diciamo 23 anche, va bene. Vai anche 22, ma più giù no, cioè. E io qualcuno penserà, ma se è 22 perché non 21? Se è 28 perché non 29? Perché sono sempre 365 giorni. È sempre la differenza di 365 giorni. Ricette e risate in pochi minuti, cioè la zia Mira mi chiede: qual è il tuo cantante preferito? Qual è il tuo piatto preferito? Porti le lenti a contatto colorate, quegli occhi stupendi da gatto sono i tuoi. Ciao, zia Mira. Allora, il mio cantante preferito, anche se non so se si può considerare tale, è Hilary Duff. Una delle più sputtanate musicalmente nell'ambito musicale, Hilary Duff è la mia preferita. Però nel mio podio ce ne sono tre: Hilary Duff, Uta, Daikaru e Pink. Però la mia beniamina forever and ever and always and ever è Hilary Duff. Qual è il tuo piatto preferito? Allora, il mio piatto preferito in assoluto è praticamente pasta e lenticchie fatta bene con una scodella di insalata verde, però la lattuga verde, con un pochino di sale, con la cotoletta e il formaggio parmigiano reggiano o tacchino e tacchino, senti me, pecorino. Questo è il mio piatto preferito. Poi mi piace un sacco la pasta col salmone, la crema di salmone, panna funghi, panna prosciutto e anche pasta e fagioli mi piace un sacco. Porti le lenti a contatto? No, sono questi i miei occhi. Si vedrebbe se portassi le lenti a contatto. Si vedrebbe il contorno, però no. Ed è una storia piuttosto carina perché i miei occhi sono verdi perché li ho presi da mio papà. Praticamente noi siamo tre fratelli, oltre io e i miei fratelli maggiori. Solo che dei miei fratelli maggiori, solo io ho preso dei tre fratelli, solo io ho preso gli occhi verdi da mio papà. Quindi diciamo che ho avuto culo perché sono dei tre l'unico che ha preso gli occhi verdi. Simon394 mi domanda: a che età ha scoperto di essere... Mi ha fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 domande. Allora, a che età ha scoperto di essere gay? Cosa ti colpisce in un ragazzo? Quanto tempo passi ai videogiochi? Hai mai mandato di nudo, foto di nudo su Gay Romeo o Grindr? Vestiti preferiti? Cosa hai provato quando hai avuto il tuo primo rapporto? Allora, che ti hai scoperto di essere gay? Allora, io non ho mai scoperto di essere gay, io ci sono proprio nato gay. Già a 5 anni vedevo, perché a volte uscivo con come si chiamano, gli amici dei miei fratelli, quindi mi piaceva vedere questi al mare, perché avevo il mare sotto casa giù in Calabria. Mi piaceva vedere questi col petto nudo, mi piaceva vedere forma del pacco. Avevo diciamo un'attrazione, comunque mi piaceva stare sempre con loro per abbracci e cose del genere. E anche perché comunque io sono anche sempre stato con le ragazze, perché mi piace la compagnia delle ragazze, ma non perché sono gay, ma proprio perché mi sento più a mio agio stare con le ragazze rispetto che con i ragazzi. Perché i ragazzi, a mio parere, sono un po' troppo duri tra di loro, quindi non mi piace questa cosa. Quindi non ho mai scoperto di essere gay, ma l'ho sempre saputo, diciamo. Magari ci ho fatto un po' di storie quando ero adolescente, ma non è che mi rifiutavo, semplicemente non ero ancora pronto a dire alle persone che erano gay, nonostante quando avevo 14-15 anni si vedesse veramente molto di più rispetto ad adesso. Parte il fatto perché avevo i capelli fino a qua, ma poi ero veramente molto più femminile nei movimenti e cose del genere, quindi venivo spesso preso per il culo su questa cosa. E ora non mi definisco un romanaccio bella io, però sono migliorato diciamo molto nei modi, tranne quando scherzo, quando faccio le parodie così, che sembro un pochino femminaticcio, però in genere io sono normale nei miei modi.
Cosa ti colpisce in un ragazzo? Allora, quando vedo un ragazzo per la prima volta, che voi ci crediate o no, vedo le braccia. Se sono nude è meglio ancora, o le spalle. Perché mi piacciono i ragazzi che hanno quelle spalle che cadono così, che si chiamano spalle quadrate. Te? No. Comunque, vabbè, mi piacciono quei ragazzi che hanno le spalle giù, perché solitamente sono sintomo di bel fisico. Vado alle braccia perché mi piacciono quelle braccia dove si flette il bicipite, anche quando magari non fanno così, perché alcuni sono muscolosi proprio di natura, come cazzo fanno non lo so. E mi piace, poi d'estate solitamente mi piace vedere il polpaccio, mi piacciono i polpacci quelli belli grossicci, e così sono anche il viso, gli occhi, no, gli occhi no. Però le braccia, i polpacci, le gambe, così, queste cose sono le prime cose che mi saltano all'occhio quando vedo una persona, quando vedo un ragazzo. Quanto tempo passi ai videogiochi? Allora, adesso poco perché uno non ho soldi, perché i giochi della PlayStation 4 costano un sacco di soldi, costano un sacco di soldi. E io ho dovuto venderne due per comprare il gioco di Pokémon per Nintendo 3DS. Ho finito Pokémon Rubino Omega per Nintendo 3DS. Quindi il Nintendo è lasciato buttato là da un sacco di tempo e non posso comprare altri giochi perché non ho soldi. Sto aspettando Pokémon Luna, che dovrebbe uscire il 23, ma io lo prendo verso dicembre perché ora mi mancano tipo 15 euro per comprarlo. Però quando ci sto, diciamo che ci passo tante ore. Hai mai mandato foto di nudo su Gerome o Grindr? Sì. E non me ne vergogno perché sinceramente non c'è niente di da cui vergognarsi. Sono una a cui piace il sexting. Chi non sa cos'è il sexting è praticamente scrivere porcellate, scrivere a una persona. Lo fa un sacco di gente. Non pensate che io sia l'unico che faccio sexting, lo fa un pacco di gente. Ho mandato foto di nudo, sì. Non me ne vergogno, non sono un poco di buono. Mi piace semplicemente mi piace la mia sessualità, mi piace vivere la mia sessualità, mi piace vivere la mia sessualità, diciamo. Quindi sì, ho mandato foto di nudo. Vestiti preferiti? Allora, la mia marca preferita è Alcott. Infatti io ho l'armadio pieno di robe di Alcott e credo sia veramente un negozio, è un negozio che veramente mi piace un sacco. Sta scaricando la batteria, vediamo quanto mi dura. 15 minuti, ok. E quindi Alcott è la mia marca preferita e basta. Alcott. No, solo Alcott mi piace a me. Ho altre cose di altre marche, oppure dei cinesi, però Alcott diciamo che è la migliore anche perché non solo vende cose belle, almeno per i miei gusti, ma è anche abbastanza contenuta nei prezzi, quindi direi Alcott è la mia marca preferita. Cosa hai provato quando hai avuto il tuo primo rapporto? Allora, il mio primo rapporto sessuale è stato quando avevo nel 2014, a marzo 2014, quindi 24, 23, 22 anni. Sì, ho fatto sesso la prima volta a 22 anni, lo so. Mi sono voluto preservare, che poi non so neanche che mi sono voluto preservare perché non l'ho preso, ma l'ho dato. Il pisello, intendo. Cosa hai provato quando hai avuto il tuo primo rapporto? Questa è una bella storia divertente perché quando ero con il mio ex, lo amavo, quindi è stato a far l'amore tra amore, diciamo. È stato divertente perché non sapevamo dove andare, eravamo infogliati marci, eravamo veramente eccitati da morire, proprio trasudavamo sesso e cercavamo un posto dove, diciamo, dove fare l'amore, diciamo, perché in casa mia c'era mio papà, quindi non potevamo fare niente. Anche perché quella era l'epoca in cui c'era ancora mio fratello a casa, quindi sarebbe tornato da un momento all'altro quel giorno, quindi diciamo che non potevamo consumare da nessuna parte. Quindi siamo andati in un posto dove c'era un campo, proprio dietro a una che era praticamente una proprietà. Noi praticamente stavamo violando una proprietà per scopare. Stavamo cominciando finché non esce fuori una signora. Ne eravamo in macchina. Finché non esce una signora. Allora il mio ex cosa fa? Si rimette i pantaloni addosso, come un ossesso.
mette in moto la macchina e preme l'acceleratore, ma in una maniera proprio. E ce l'andiamo. Ho proprio visto la terra fuori dalle ruote dietro volare. Mi ero accorto che non avevo il lubrificante con me. Cosa facciamo? Torniamo a casa mia. Fate conto che erano 25 minuti di macchina. Da dove eravamo noi? Stavamo proprio vagando per Bergamo. Torniamo a casa mia. Prendo il suo lubrificante. Io avevo ancora il preservativo sul pisello, quindi fate voi, stavo in macchina col preservativo ancora sul cazzo. Cerchiamo un altro posto. Andiamo in un posto lontanissimo, non so neanche dove cazzo era, dove cazzo eravamo. Era fuori Roncola comunque, perché è di Bergamo, lo so dove è Roncola. Era fuori Roncola, quindi figuratevi quanta strada abbiamo fatto. Troviamo sto posto. Che era vicino all'autostrada, tra l'altro, sotto un albero. Prima di farlo, però, avevamo fatto un discorso perché ci dovevamo lasciare, perché comunque non poteva continuare tra di noi. Sì, lo stesso giorno in cui ci siamo lasciati, abbiamo scopato. Quindi abbiamo fatto il discorso, eravamo pronti per fare l'amore. Arriva la polizia. Che ci dice che non potevamo stare qua, e a un certo punto ci hanno chiesto cosa ci facevate qua. Il mio ex, evidentemente, è uno che non regge le cose, non regge i segreti, quindi ha detto: stavamo decidendo se potevamo rimanere insieme o se potevamo, o sarà il caso di mollarci. E ero lì così. Al che il poliziotto, questa cosa veramente mi è rimasta ancora in testa, ha detto. Pensavo uscisse qualcosa di omofobo dalla sua bocca, invece è uscito fuori. Lo so che vorreste avere dei rapporti, però questo non è il posto giusto. E ce l'ho rimasto male perché da un poliziotto che escono queste parole solitamente non succede. Intanto l'amico poliziotto controllava se c'era droga, siringhe o cose del genere. Prassi, prassi. Ce ne siamo andati, lui era spaventatissimo, io invece. Non era la prima volta che veniva la polizia a fermarmi quando ero con un ragazzo, era già successo una volta. Solo che la prima volta ero spaventato marcio, stavolta no, perché non avevamo fatto niente, quindi lui era tutto spaventato e continuava a dirmi: ma come fa a non essere spaventato? Come fa a non essere spaventato? Di cosa devi essere spaventato? Non è che succede qualcosa, eh? Non hai fatto niente. Il final place, il luogo finale dove finalmente l'abbiamo fatto, praticamente era Pontida, nel bosco di Pontida. Di giorno, erano le 11 del mattino. Quindi abbiamo fatto l'amore in un bosco di mattina. E abbiamo cominciato a farlo. E finché lui dopo 10-15 minuti mi chiede: ma quanto duri? Questa è una cosa che non dovreste mai chiedere al vostro partner, perché proprio in quel momento mi è diventato moscio moscio, perché comunque tu non mi puoi venire a chiedere quanto duro, sei tu che ti sei messo a 90 e ti sei voluto far travanare, quindi mi lasci lavorare, stai zitto. Sono uscito fuori, ho liberato la panna montata dal tubo, ho aiutato lui a liberare la panna montata dal tubo e ce ne siamo andati. Questa è la mia avventura del mio primo rapporto. E per quanto non sia stato veramente romanticissimo, però mi è piaciuto. Poi era la mia prima volta con una persona che amavo, quindi ero veramente molto molto contento. Le domande sono finite, sono durate 36 minuti, era quasi 40 minuti. Io non finirò più di editare questo video, non lo finirò più. Io vi ringrazio ancora tantissimo, ma aspettavo una o due domande, ma proprio stremizzite, invece siete stati abbastanza. Sono state anche abbastanza domande, sono contentissimo, sono veramente 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 molto contento. Mi auguro che guardiate questo video fino alla fine, perché credo ne valga la pena, perché se mi fanno una domanda io rispondo in modo completo. Non è che: ti piace la pizza? Sì, no, sì, perché, perché, perché. Io sono fatto così. Spero ci saranno altri io chiedo tu rispondi, tu chiedi io rispondo, perché veramente mi sono divertito da morire a rispondere, a vedere le vostre domande. Quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.